Presidente, come giudica il risultato del primo turno e per i ballottaggi, che cosa prevede? Tutti i governi europei alle elezioni cosiddette di medio termine hanno registrato importanti diminuzioni del loro consenso. Il nostro è l'unico governo che ha tenuto e io sono convinto che dopo i prossimi ballottaggi il risultato complessivo sarà a nostro favore. In ogni caso il Popolo della Libertà si conferma il primo partito del paese, la coalizione tra il Popolo della Libertà e la Lega si conferma senza alternative praticabili. Non possiamo certamente immaginare un'Italia efficacemente governata da una sinistra formata da estremisti di sinistra, da neocomunisti, dai Verdi, da certe frange forcaiole, soprattutto in un momento delicato dal punto di vista dell'economia come questo. E il Partito Democratico ha poco da esultare, è ridotto a meno del 22%. Quindi quello che esce sconfitto dalle elezioni è il progetto a lungo inseguito dal Partito Democratico, di un centro-sinistra moderato, aperto ai centristi, che metta ai margini Vendola, Grillo e Di Pietro. I ballottaggi che avanzano sono un'altra gara, a Milano come a Napoli, a Trieste come a Cagliari. Noi possiamo e dobbiamo vincere. Abbiamo, ne sono sicuro, i candidati e le idee per farcela. A Milano, per vincere, su quali temi imposterete la campagna elettorale per cercare di ribaltare i risultati del primo turno? Semplicemente sui fatti e sui contenuti, sulla forza di quello che la Moratti ha fatto nei 5 anni alla guida della nostra città e soprattutto su quello che farà. Il programma di Letizia è un programma molto concreto, con tantissime idee, ve ne ricordo alcune. Milano è alla vigilia di un evento che segnerà il volto della città per molti anni e che la rilancerà nel mondo, l'Expo 2015. L'Expo è una grande occasione per creare posti di lavoro, per creare ricchezza. Grazie a questo evento si stanno, tra l'altro, realizzando due importanti nuove linee della metropolitana. L'Expo attirerà milioni di visitatori e quindi sarà una grande occasione per alberghi, per ristoranti, per i negozi. Inoltre, il Comune ha da poco varato uno strumento importante, il piano di governo del territorio, grazie al quale avremo 30.000 nuovi alloggi a prezzi di favore per le famiglie meno fortunate, il tutto a spese dei privati, senza oneri per il comune. E ci sarà anche un incremento del verde di 3 milioni di metri quadrati. E poi un'altra novità, l'EcoPass sarà gratuito per i milanesi, perché la fase della sperimentazione di questo sistema è terminata. L'inquinamento, il traffico e gli incidenti sono, grazie all'EcoPass, diminuiti. Per questi motivi e per l'attuale congiuntura economica, la Moratti ha deciso di rendere gratuito l'EcoPass. E infine, Milano, sempre grazie alla giunta Moratti, ha le tasse e le tariffe dei servizi più basse d'Italia. Non credo che sia poco. Presidente, in che cosa consiste il nuovo progetto politico e amministrativo che ha discusso ieri con Bossi? Abbiamo discusso in realtà di un nuovo progetto. Abbiamo confermato la nostra volontà di continuare con l'attività di governo, abbiamo pensato anche a qualche decentramento per alcune funzioni di governo, ci siamo consolidati nella necessità di realizzare la riforma della giustizia, la riforma del fisco, soprattutto di questo abbiamo parlato ieri, la riforma dell'architettura istituzionale dello Stato. Quindi con la Lega i rapporti sono i rapporti di sempre, la Lega è un alleato solido, è un alleato leale, è un alleato che ha la consapevolezza della non esistenza al di fuori dell'accordo con noi, dell'alleanza con noi, nessuna possibilità per dare all'Italia un governo stabile, una stabilità di governo che è necessaria soprattutto in momenti difficili come quelli di una crisi globale, dentro i quali ancora siamo. L'operazione rimonta è possibile? Voi guardate soprattutto verso centristi ed astenuti? Noi guardiamo a tutti i milanesi che
che magari non sono andati a votare pensando che non fosse necessario il loro voto per garantire alla città una amministrazione di centrodestra. Adesso io credo che si siano spaventati dopo il risultato del primo turno, sono convinto che andranno tutti a votare, anche perché io credo che la grande maggioranza dei milanesi non voglia avere una città che, essendo la capitale d'Italia, ove fosse governata dalla sinistra, parrebbe augurare all'Italia un futuro governo di sinistra. E io credo che le manifestazioni con tutte quelle bandiere rosse, con la falce e martello che hanno occupato le piazze e le strade di Milano a seguito dei risultati del primo turno abbiano spaventato molti milanesi. Io confesso di essermi, se non spaventato, almeno turbato, ed è anche per questo che sono qui in campo per raccomandare ai miei concittadini, ai miei concittadini della Milano che amo, di andare tutti a votare per scegliere per la nostra città un sindaco che sia il miglior sindaco possibile. Questo sindaco, lo sappiamo bene, si chiama Letizia Moratti. Una battuta sul calcio, si parla di Pastore, Hamsik e Ganso. Al Milan chi servirebbe? Al Milan, me lo lasci dire, serve soltanto un presidente che ami il Milan e che sia disposto a fare tanti sacrifici per conservare il Milan come protagonista del calcio italiano, europeo e mondiale. Tutto il resto è di secondaria importanza. Potrebbe così sacrificare Cassano per arrivare ad altri campioni? Non sacrifichiamo nessuno e comunque siamo come sempre attenti a tutto ciò che il mercato calcistico può offrire per far sì che il nostro Milan possa sempre asseverare la funzione che gli abbiamo assegnato 25 anni fa, di essere protagonista in Italia e nel mondo, di scendere in campo per vincere, per essere padrone del gioco, padrone del campo e praticando un gioco spettacolare con grande lealtà nei confronti degli avversari. La coerenza è importante e noi siamo sempre stati e sempre saremo coerenti. Grazie Presidente. Grazie a lei.